tornata con un altro video. Voi, come sempre, l'avete visto dal titolo, sono tornata con il video sui regali di Natale. Natale è da poco passato, al momento in cui sto girando questo video, oggi è 27 dicembre, quindi ieri è stato Santo Stefano, l'altro ieri il 25, e niente, Natale è appena passato e io come sempre ogni anno vi mostro, ormai questo dovrebbe essere il sesto anno, i miei regali di Natale. Quest'anno ne sono tantissimi, quindi mettetevi belle belle comode e giriamo questo video. Comincio subito perché vedo che la fotocamera è scarica, infatti spero di farcela, quindi cominciamo subito. Allora, cominciamo da, io ho tutto segnato, se no non riuscirei a dire niente. Cominciamo dal regalo, dei primi regali che ho avuto, che sono stati i regali delle mie due cognate, cioè la fidanzata le due fidanzate dei due fratelli che Mauro ha. E niente, allora, Antonella, che sarebbe la fidanzata del fratello più piccolo di Mauro, mi ha preso da questo negozio che si chiama Gorì, che si trova a Frattamaggiore, perché lei è di Frattamaggiore, vabbè, per chi non è di Napoli, Frattamaggiore è una frazione di Napoli, mi ha comprato questa tazza di questa marca qui, che si chiama La Porcellana Bianca, e ve la faccio vedere. La tazza in questione è questa, una tazza classica, da una forma classica con la lettera M di Marianna naturalmente. Infatti l'ha fatta uguale anche all'altra mia cognata, però con la F perché lei si chiama Ferdi. Carina, molto carina, non so se la userò perché lei ce l'ha comprata, perché io e Ferdi siamo molto tipi da cioccolate da tè. Non so se la userò oppure la terrò così come bellezza. Poi, appunto, poi c'è anche Ferdi, che è l'altra mia cognata. Io e lei siamo le due patite per il trucco e lei mi ha fatto un pensierino da Sephora. Mi ha fatto una gift card da 50 euro insieme al fidanzato, ma ha dimenticato di portarla perché l'ha comprata a Milano. E poi a parte anche mi ha fatto la Voyager della Cocoa Blend di Zoeva. Io questa ho la classica e mi sono trovata bene, l'ho usata quest'anno un paio di mesi. Mi trovo bene, infatti sono contenta perché questa me la tengo proprio quando vado a fare i viaggetti miei, che sapete che sono comunque più o meno circa uno al mese. Quindi mi ha fatto questa appunto e poi mi ha fatto anche una maschera in tessuto, questa Alte Verde di Sephora. Queste le faremo insieme, infatti devo un po' ritornare a fare le maschere, ne ho tante comprate, ma ultimamente non le ho fatte più perché per mancanza di tempo, insomma, quindi aspettatevi per il nuovo anno tante prove di maschera con voi. Comunque appunto, quindi questo è stato anche il regalo di Ferdi. Poi, dopo Ferdi ho avuto il 24, sì, il 24 pomeriggio, il regalo dal marito di mamma, che ho apprezzato tantissimo, mi è piaciuto tantissimo, infatti l'ho indossato sia la sera del 24 che sono stata a festeggiare a casa del mio fidanzato, e sia il 25 che sono stata qui a casa con la mia famiglia. Mi ha preso un rosario di questa marca Sofia Giuliani, non so se... Ecco qua, Sofia Giuliani, molto molto bello, argento placcato oro. Ve lo faccio vedere, molto molto bello, mi piace tantissimo. Eccolo qua, ve lo voglio sistemare. Ecco qua, mi ha fatto questo rosario molto molto bello. Era un articolo che io non avevo e l'ho sempre voluto, quindi sono contenta. Non so se si vede, comunque vabbè, è molto lungo, naturalmente si può regolare. E niente, qui c'è, non so se riuscite a vedere, il rosario appunto, e poi qui c'è la crocina brillantinata, molto molto carino, veramente mi piace tanto, infatti cercherò di indossarlo spesso. Ok, poi mia mamma ogni anno in genere mi dà qualche soldino, però sapete, purtroppo sono stata male dall'ortopedico, andammo a fare la visita, mi ha pagato lei la visita dell'ortopedico in pratica, quindi è stato... Preferivo non avere nessun regalo che avere la visita dell'ortopedico, vabbè, però comunque mi ha fatto la visita dall'ortopedico. Poi passiamo al regalo della suocera. Mia suocera mi ha preso un prodotto Versace e ve lo faccio vedere.
proposito, fatemi sapere, mentre apro questa busta, ho impostato la luce diversamente dal scorso video, perché una di voi mi ha detto che era scuro. Ho messo la luce più chiara possibile, la luce quella sarebbe quella fredda, con l'intensità più forte. Fatemi sapere, e con la luce accesa della camera, l'altra volta non l'avevo. Fatemi sapere se così si vede bene. E a proposito, chiedo scusa per l'aspetto, sto senza trucco, ma voglio girare questo video, ma non mi andava di truccarmi, però lo voglio girare perché poi non ho tempo di girarlo, la messa in onda sarebbe troppo lunga. Appunto, poi da Versace, beh, l'ho chiusa in questa pochettina Versace Jeans. Mi ha fatto questa pochette formata da due borse piccoline della Versace. Da un lato blu classica, insomma, con la scritta appunto Versace Jeans. Dall'altra parte invece sempre blu, però con tutti questi disegni in pratica. E poi c'è la catenina che è un po' blu, che richiama appunto il blu della borsa semplice. E poi c'è la catenina carina. Blu non avevo neanche una pochettina, quindi sono anche contenta alla fine, che comunque mi serviva, me vedendo mi serviva. Ok, poi passiamo al regalo delle due cognate, anzi non le due cognate, le due nuore del marito di mia mamma, perché mia mamma, sapete, si è risposata la seconda volta. E niente, quest'anno per la prima volta dopo 13 anni che il marito di mia mamma si era lasciato con l'ex moglie, i figli sono venuti a pranzo di Natale con le rispettive compagne, abbiamo sposato, e entrambe ci hanno fatto dei regali. E quindi vi faccio vedere quello che mi hanno regalato le due nuore del marito di mia mamma. Allora, Emanuela mi ha regalato della Yves Rocher questo set da viaggio della Golden Tee. Molto carino, io questo l'ho visto nei negozi, dove c'è all'interno un bagno doccia da 50 ml, credo. Aspettate che lo leggo. Sì, bagno doccia da 50 ml. Vabbè, il balsamo labbra, sempre al gollentio. Il latte corpo, che è sempre al 50 ml. E poi, no, basta, sono tre. Molto carino. Infatti questo lo conservo per quando appunto faccio sempre i miei viaggetti. Ho avuto tante cose per i miei viaggetti io quest'anno. E l'altra invece, l'altra ragazza che sarebbe la moglie del figlio del marito di mia mamma, lavora da Lush e ci ha fatto a tutti qualcosa di Lush. A me mi ha fatto della Lush appunto, perché poi lei sa che anche io mi piace, quindi sono andata benissimo. Mi ha fatto questo balsamo per i capelli della Happy Happy Joy Joy. È un 245 grammi, quindi è tanto. Eccolo qua. Vabbè, applicalo sui capelli bagnati dopo lo shampoo, di sciacquo e annusa. Questo non l'ho mai provato. Io fatemi sapere se c'è qualcuno di voi che l'ha provato e se si trova bene. Comunque, prodotti cosmetici, specialmente di Lush, sono molto molto accettati. Infatti, quando mi ha detto, l'ho presa al negozio, e vabbè, dai, sono contenta, lo sai che mi piace Lush, quindi è stato veramente un regalo molto molto apprezzato. E ragazzi, sono rimasti solo io qui i regali di Mauro, ma i regali di Mauro sono tanti. E vabbè, in primis mi ha fatto il telefono, purtroppo ho dimenticato di prenderlo, l'ho rimasto di là. Vabbè, comunque mi ha fatto un Samsung Galaxy S9 Plus, ce l'ho di là, l'ho rimasto di là. Vabbè, comunque penso che lo conosciate il telefono, quello con la parte dietro in colore oro. Poi mi ha fatto, allora, mi ha fatto questo set della Allen, ho fatto di profumo e crema corpo. Vabbè, non costa tantissimo, però ho detto che si trovava in questo negozietto e me l'ha preso. Poi, sempre in questo negozietto, mi ha fatto questo set di latte corpo dell'Acquolina, uno è fragola di bosco e uno è zucchero a velo. Eccolo qua. Poi lo desideravo dall'anno scorso, però l'anno scorso non riuscii a prenderlo, me l'ha preso quest'anno il profumo della Tiffany. Diciamo
Io adoro Tiffany, ho detto, già dall'anno scorso quando è uscito, ma l'anno scorso non riuscii a prendermelo. Mi ha preso il formato da 50 ml. Poi, questo gliel'ho richiesto. Vabbè, la maggior parte dei regali gliel'ho richiesti. Gli avevo richiesto inizialmente, volevo quest'anno prendere anche il Daniel Wellington argento. Se chi mi segue lo sa che l'anno scorso, almeno che non so se si ricorda, mi fece il Daniel Wellington oro. Quest'anno volevo anche il Daniel Wellington argento, perché comunque è un orologio molto bello, mi piace, non c'avevo un orologio bello argento. Poi ho pensato, vabbè, esistono molti brand che lo fanno simile, e ho visto quello della Clues e io gli ho mandato a lui la foto della Clues. Purtroppo la Clues non l'ha trovata. Io gli dissi, guarda amore, io ti ho mandato questa foto, non è che mo tu devi andare a sbattere per andare a comprare per forza questo Clues, ma è una gioielleria, magari mostri la foto alla ragazza che lavora in gioielleria e me ne compri uno simile. Insomma, me ne ha trovato uno che è ancora più bello, sia del Clues che del Daniel Wellington, secondo me. Mi sono anche andata a dare un po' un'occhiata sul sito, è un marchio comunque che esiste, c'ha il sito, è sponsorizzato anche su Facebook. La marca è MVMT, non so se riuscite a vedere, che c'è il simbolo questo angioletto, e l'orologio in questione è questo. Allora, forse qua si vede meglio la scritta. E l'orologio è questo qui. Guardate quanto è bello. Bellissimo, mi piace tanto. Io adoro gli orologi. Non so se riuscite a vederlo. Eccolo qua. Eccolo qua, molto carino. Non so che taglia sia. Credo sia un 36 mm, perché lo vedo bello grande. Comunque, sono anche andata a vedere un po' i pezzi. Costa intorno a 110 euro, quindi costa molto di meno rispetto a Daniel Wellington e un pochetto in più rispetto al Clues, perché il Clues così l'ho visto io 100 euro, quindi molto molto bello, lo volevo da tanto un orologio bello argento. E poi l'ultimo regalino, lui frequenta un barbiere nella zona dove lavora lui, che si chiama Casoria, che rivende anche questa marca che si chiama Royal Life, che alla fine fa le copie dei profumi. Io adesso non mi so dire questo, l'odore lo conosco perché l'ho provato, è molto bello, però non ricordo a quale profumo buono appartiene. Magari mi faccio una ricerca online e ve lo faccio sapere qui sotto. Comunque, il profumo è della Royal Life, si chiama Posh. Magari se c'è qualcuna di voi che appunto magari conosce questa azienda, perché comunque appunto compra le copie, la fragranza è bellissima, vi ripeto, è un profumo che conosco perché l'ho sentito, mi piace molto e mi ricordo la fragranza, ma non mi ricordo quale. Però vi ripeto, se me lo ricordo qua sotto vi sparo veramente a quale appartiene. Comunque c'è scritto dietro: la tua voce, il tuo profumo, un tuffo al cuore, una citazione di Federico Moccia. Non so se riuscite a vedere. Ecco qua, non so se riuscite a leggere. Comunque appunto questo. Ok ragazze, io vi ho fatto vedere tutto. Sto dando un'occhiata perché mi sto segnando tutto quello che ho avuto regalato. Sì, vi ho fatto vedere tutto quello che ho avuto quest'anno per Natale. Come sempre spero che vi sia piaciuto. Come sempre, se vi è piaciuto, mi da mettere un like, commentare, condividere. Sotto al box informazioni vi lascio come sempre i miei contatti di Facebook, Instagram, 21 Buttons, tutti. E niente, non so se vedete questo video dopo il 31, prima del 31, però penso di sì. Comunque, se lo vedete prima oppure lo vedete dopo magari e non ho fatto un altro video, vi auguro un buon anno e un felice anno nuovo. E basta, io con questo chiudo qui e come al solito ci vediamo alla prossima. Ciao.